Benvenuti a tutti e bentornati in un nuovo video. Con me oggi abbiamo l'ospite speciale, Gwen il cane. La lasciamo andare, però sappiate che sarà sempre qui insieme a noi. Video haul, sì, l'ennesimo video haul, ma ragazzi non trovo più il tasto del freno, cioè non riesco più davvero a controllarmi. Più vado in giro e più ci sono ancora saldi, ribassi, cose. E tu sei lì con le mani nei capelli fai, oh mio Dio, io non so perché non riesco, ma devo sempre comprare qualcosa. E queste che vi farò vedere sono le ultime cose che ho comprato e so che mi sgriderete. I negozi principali in realtà sono sempre gli stessi. Abbiamo qualche novità in ambito scarpe, perché in questo haul, raga, le scarpe che vi faccio vedere in questo video haul penso voi non le avete mai viste. Sono 1, 2, 3, 4, 5 paia di scarpe soltanto comprate nell'ultima tipo settimana. Sapete già la mia ossessione, ma davvero livelli mai toccati. Ma dettagli! E ve lo dico sottovoce, mi devono arrivare due pacchi, uno di Asos, uno di Zara e c'è un altro paio di scarpe, quindi... Sorvoliamo e iniziamo il video. Alcune delle cose le ho già utilizzate, quindi non hanno il cartellino e quindi non so dirvi il prezzo, mentre di altri ci stanno ancora il cartellino, quindi vi potrò dire il prezzo. Questo è un po' un haul così. Prima cosa che vi faccio vedere sono le cose di Ishinside che ho scelto per questa collaborazione. Ho scelto un costume perché sono alla ricerca di costumi. Ho cambiato taglia e quindi me ne servivano di nuovi. L'unico che ho trovato che mi piaceva su Ishinside ed è questo che vi faccio vedere, però poi ne ho preso anche un altro. Comunque, altra cosa che vi volevo dire prima di iniziare tutto è: ricordatevi di seguirmi su 21 Buttons, vi scrivo qua il mio account, ila0203. 21 Buttons è un'applicazione che io utilizzo praticamente giornalmente e visto che moltissime, soprattutto su Instagram, ma anche sotto nei video a volte mi scrivete cosa indosso sulle labbra o appunto come vestito, io vi rimando sempre lì su 21 Buttons, c'è anche il link qua sotto se vi va e insomma lì mi seguite meglio sotto questi aspetti. Detto questo, allora il costume è questo, è fatto in questo modo che sì, non sembra un costume, lo so, però è fatto a tessuto costume. Poi qua dentro è fatto bene perché ha anche le coppe, però sopra questo volant vedete tutto bucherellato e poi è un costume intero classico nero, anche il retro insomma è da nonnina come piace a me, cade benissimo addosso. L'unica cosa è che è un po' corto di busto e quindi bisogna starlo un po' a calzare, però per il resto è molto carino. E poi ho preso questo vestitino che, allora, io in realtà non indosso molto il rosso, però questo mi è piaciuto perché ha questa fantasia e poi ha le spalline sempre di quelle così. Vi metterò la foto del vestito indossato, la foto del sito, perché merita tantissimo. Visto così, capito, non sembra nulla, però è molto carino addosso, veste molto bene. Per informazione, io ho preso la misura M anche del costume, no, del costume ho preso una L mi pare. Comunque se leggete bene le misure sul sito sono ottime. E quindi è fatto così, con questa stampa rossa e questi fiori. Poi si lega in vita, cade tutto lungo come avete visto dalla foto, però davanti è una parte più corta. Ishinside mi piace sempre da morire. Poi passa le cose che ho preso ieri da OVS, proprio fresche fresche, e di cui ho preso una cinta che volevo da una vita, che è di quelle fatte così, non so come dire, molto stile Texas, mi piacciono da morire. E questa però non è una cinta da jeans, ma è una cinta di quelle che avevo messa in vita, per intenderci. È fatta troppo bene e l'ho pagata soltanto 3 euro, cioè 2,99 euro. Poi sempre da OVS ho preso questa gonna di jeans, come vedete qua davanti ha questi strappi belli accentuati. Infatti questa io pensavo di metterla più con delle calze d'inverno, perché per adesso è tipo cortissima, essendo che a vita alta è tipo troppo corta, però la volevo da un sacco una gonna a vita alta così di jeans e l'ho trovata ieri, l'ho presa, costava 30 e l'ho pagata 15. E poi appunto ho preso un altro costume sempre nero, sempre intero, perché col fatto delle cicatrici e tutto insomma non mi piace che andare in due pezzi, poi io in generale non mi piacciono, quindi ecco, questo è il massimo a cui ambisco. Questo è un modello di quelli tipo per taglie forti, anche se ormai sì, magari non sarò più una taglia forte, ma
chi se ne frega, rimane sempre dentro di me. No, a parte gli scherzi, c'era soltanto questo modello che mi piaceva, l'altro era di una taglia troppo piccola, era troppo bello perché qua sul seno aveva tipo due rose, insomma era molto carino. Comunque ho preso questo proprio basico nero, così anche qui alle coppe, e poi si può mettere anche in questo modo intorno al collo. E questo qui l'ho pagato 30, è un po', però i costumi interi costano sempre tantissimo. Poi passiamo a Pull&Bear. Vabbè, comunque ho preso questa felpa, raga, costava 36 euro, vabbè, assurdo, e io l'ho pagata 6 euro. Ho preso anche di questo un M, anche se avrei potuto tranquillamente prendere un S, ma non lo so, questa mi ispirava un po' più larga, ed è di questo grigio bellissimo con tutte borchiette, e poi questa che è una pantera con la scritta Hard Days. Mi piace un sacco questo grigio scuro col fucsia, lo adoro, e quindi non potevo lasciarla lì e l'ho presa. E sempre da Pull&Bear, per colpa di Carla, che se guarda questo video la saluto, ma già glielo ho detto su Instagram, ho comprato questi che sono dei sandalini, sono fatte così, vi giuro sono bellissime, comodissime, e niente, da quando le ho viste a lei sono rimasta incantata. Ogni volta che andavo in negozio le vedevo, dico no, però 35 euro per questo paio, insomma non mi va di spendere, alla fine l'ho prese, come ormai tanto sapevo sarebbe successo. Sono bellissime perché sono di questo color khaki, e qui hanno la catenella argentata. Ah, ecco, mi sono scordata di farvi vedere questi pantaloni presi sempre da OVS, che sono così, ho preso anche di questi lemme, e sono rossi ma con la stampa piede pull piccola piccola piccola. Io amo il piede pull, è tipo una delle mie stampe preferite insieme ai pois per esempio, e quindi appena ho visto questi me li sono subito immaginate in un look a Avril Lavigne con i Dr. Martens, ho detto no, fermi tutti, li devo prendere, e li ho pagati, questi non l'ho già staccato il cartellino, ma li ho pagati 15,99. Poi invece da Bershka ho comprato questi pantaloni che venivano 20 euro, li ho pagati 10 euro, sono fatti così, il modello si chiama Mom Jeans, quel modello un po' allarghetto insomma, che è a vita alta, così qui ha tutti degli strappi e poi cade abbastanza largo sotto, infatti non so se li regalerò a qualcuno perché purtroppo ho già buttato lo scontrino, che stupida, perché non mi piace il fondo ampio sui pantaloni a vita alta, non lo so, è una cosa mia, però la trama, tutto sono splendidi. Poi su ASOS avevo preso questo paio di pantaloni della Only, che è un modello pantalone abbastanza elastico, blu scuro con il fondo ampio, e mi pare di averli pagati 20 euro, da che costavano sui 50, quindi una cosa assurda. Li ho presi subito e sono appunto fatti così, di questo blu che a me piace molto, strettissimi sulla gamba, cioè fanno una bellissima figura se ci mettete sotto una scarpa alta, una zeppa, qualcosa, perché appunto alla fine sono ampi, si capirà, e quindi mi piacciono davvero un sacco. Poi hanno questo tessuto morbidissimo e non vedo l'ora di sfruttarli, perché vabbè, adesso insomma mi sembra un po' eccessivo andare in giro con i jeans, io non riesco, al massimo proprio i leggings, ma mi fanno caldo anche quelli. Poi da Bershka mi sono scordata pure questa felpetta, naturalmente mi scordo tutto, che veniva 25 euro, io l'ho pagata 6 euro, ed è una felpa grigia, l'ho presa abbastanza larga anche questa, perché io le felpe le indosso misura normale, come se fosse una maglia, un po' più abbondante ci sta sempre. Ha il cappuccio dietro e poi non è neanche troppo pesante in realtà, però mi piaceva tantissimo la scritta Hate Love, e qua ha tutte queste pietrine. Poi tutto il resto dei vestiti è di Zara. Prima cosa è un altro paio di pantaloni, anche di questo ho fatto un po' di scorte, ma questi mi piacciono da morire. La linea Trafalook di Zara, dovete assolutamente vederla perché al bacio. Ho preso la 40, che equivale a una 44 italiana, sono sempre di un tessuto abbastanza morbido, elastico, e sono fatti così, di questo blu, sono un po' strappati, ma la particolarità è sul fondo, perché hanno questo bordino fatto così che va tantissimo adesso, io lo amo follemente, anche questi non vedo l'ora di metterli, sono un bel po' pesanti questi qua. Poi ho preso questo vestito che, raga, è davvero bellissimo, costava tipo 19 euro, io l'ho pagato 9, una roba stranissima, cioè non potevo lasciarlo, ed è nero, tutto glitterato multicolor, ha le maniche così piene di volan, e poi un vestito tutto in jersey con la scritta Futurist, ma quanto è bello,
C'è proprio un vestito di quelli che cadono perfetti sopra le ginocchia, la bellezza proprio. Poi abbiamo questa camicetta che in realtà non era in sconto ma era della linea permanente, però mi piaceva troppo. Ha questi volant davanti e poi è fatta a righette piccole 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 verticali ed ha le maniche lunghe questa. È di quello stile elegante ma non troppo, con un jeans o qualcosa, insomma, sta da Dio. Poi ho comprato questa felpa crop top, ho preso sempre un M, l'ho pagata sempre sui 15-10 euro, insomma, ed è fatta così, ha le maniche tipo spezzate e riunite da questa cordicella, non so spiegarvela, ed è di questo color fango grigiastro, è molto carina, molto. Poi ho preso due giacche, avete visto che ne ho comprato un'altra sempre da Zara, però bianca, e invece questa volta ho preso questo giubbottino di pelle nero. Allora, adesso vi spiego perché l'ho preso, perché veniva soltanto 30 euro, da che mi pare costasse sugli 80 se non 100, quindi dovevo, cioè era proprio un dovere morale. E adesso vi faccio vedere quanto è bella, perché è nera, piena di borchie, ah, su tutte le maniche. E il retro, guardate che bello, c'è questo teschio messicano e poi sempre tutte le borchie, troppo bello, e non vedo l'ora, vi giuro, di poter indossare queste cose. E un altro giacchettino che ho comprato è questo, sempre di Zara, però fatto a parka, il tessuto vedete è questo, anche il colore, e l'ho pagato 30 euro da che veniva 70. E la particolarità è che veste grande, perché ho preso un M, potevo prendere anche un S ma carino un po' più largo, e guardate che bello sotto ha tutte queste piume, cioè non so adesso come farvelo vedere per intero, però fa una figura pazzesca, lo amo da morire, non vedo l'ora anche questo di metterlo. Ed ora passiamo alle scarpe, scarpe che ho preso tutte da Quantico, due le ho comprate io e due me le hanno mandate per una collaborazione, che però non dovevo farvi vedere qui su YouTube, però sono troppo belle quindi ci tengo a farvele vedere. Questi sono tre pacchetti, e se non conoscete Quantico, raga, cioè per favore, è uno dei siti più fighi per le scarpe e non costano neanche tanto. E un paio che vi faccio vedere subito, anche di questi, se volete il link diretto lo trovate sul mio account 21button, sono queste. Io adesso non so dirvi i nomi dei modelli, però queste appunto le ho taggate, sono troppo belle. Allora, non fate caso, vabbè, che hanno ancora la forma, mi sono arrivate ieri proprio. Questo è il modello che ho comprato in saldo, l'ho pagato 20, invece mi sembra di 30-35. Sono troppo fighe, sono degli stivaletti insomma nude, laccati, con il tacco trasparente, io adoro follemente. Cioè mi ricordano troppo Kylie tutte queste cose, quindi adoro. E vi giuro sono anche comodissime, cioè non me l'aspettavo. Di queste fortunatamente ho ancora la scatola, quindi vi so dire anche i nomi. Questo modello si chiama Chris, mi ha detto la ragazza con cui ho collaborato, ho parlato appunto tramite mail, che questo modello lo dovevano togliere da un po' dal sito, però l'hanno lasciato perché avevano gli ultimi pezzi e io lo volevo troppo, quindi ho detto no. Questa è la cosa che mi ha fatto partire per fare l'ordine, poi ho trovato anche lo stivaletto, ma questo volevo prendere. E sono questi sandaletti fatti così, qua sopra hanno tutto questo motivo e poi hanno la platform. Io amo questo modello, solo che le trovo sempre a prezzi esorbitanti, invece su questo sito è più o meno a 30 euro. Altro modello, queste me l'hanno inviato con la collaborazione, è uno stivaletto che volevo da una vita e il modello si chiama Riri e sono troppo belle, guardate che belle, non le ho ancora mai messe queste, ho messo quelle che vi ho fatto vedere prima, gli stivaletti, queste ancora no, perché vabbè, sono stivaletti, quindi si presume magari tra un pochino. Anche queste hanno la platform e poi sono tutte nere qua con l'elastico. E ultimo modello sono queste, che si dovrebbero chiamare Virginia se non sbaglio, e sono queste ora. Voi mi direte, dove deve andare queste scarpe? Ma effettivamente non è che ci abbia qualcosa in mente, insomma. Però un paio di scarpe così è sempre bene averle. Cioè sono troppo belle, poi morbidissime, vi giuro, anche queste 30 euro. Cioè ragazzi, c'è uno sto taccone bello largo e la platform, quindi sono comodissime. Qua davanti sono aperte, volevo da una vita, le vedevo sempre su Instagram. Insomma, ne ho approfittato. E basta, questo è tutto per questo video. Cioè è tutto, insomma. Ho fatto vedere tipo 100 cose, ma dettagli. Spero che non ne vediate in futuro altri, no scherzo, sicuramente vedrete altri video haul perché questo è. Dai, spero le cose che vi ho fatto vedere vi siano piaciute e se vi piacciono spero le possiate trovare ancora, perché comunque le ho prese molto recentemente. Quindi se il video vi è piaciuto pollice in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, ciao ciao!